Vediamo il titolo di oggi. Tatuaggi in un caso su 10 infezioni e allergie e nella metà dei casi cure per più di 4 mesi, secondo uno studio della Langone University di New York. Dunque il 10% di chi si fa un tatuaggio ha una reazione avversa che in oltre metà dei casi diventa cronica e dura oltre 4 mesi. Lo afferma uno studio della Langone University di New York, secondo cui i problemi vanno dai semplici arrossamenti a reazioni allergiche che richiedono la rimozione del tattoo. La ricerca è stata condotta su 300 persone fermate a caso a Central Park. A cui è stato chiesto se avevano mai avuto problemi con i loro tatuaggi. Ebbene, circa il 10% ha affermato di aver avuto qualche complicazione e 6 su 10 di questo gruppo hanno riportato problemi che sono durati per più di 4 mesi. Spesso il problema è un'infezione batterica, ma in alcuni casi quello che abbiamo trovato, ti dicono, è sicuramente un'allergia all'inchiostro. Persone che si sono fatte un tatuaggio rosso senza problemi, poi dopo qualche anno ne hanno fatto un altro e all'improvviso entrambi hanno iniziato a prudere e a gonfiarsi, come vedete anche in queste immagini. Secondo uno studio tedesco pubblicato su Lancet, il 5% dei tatuaggi genera un'infezione, mentre più recentemente una ricerca ha puntato il dito anche sui tattoos non permanenti per una sostanza chimica allergizzante spesso presente nell'henné. Ne abbiamo già parlato il mese scorso, ricordate, l'henné che si usa per i tatuaggi è una combinazione di un pigmento naturale e di una sostanza chimica chiamata parafenildiammina, usata per rendere l'inchiostro più scuro e per farlo asciugare prima, che causa reazioni allergiche. Questa sostanza è proibita nei prodotti per la pelle ed è ammessa soltanto nelle tinture per capelli, fino, pensate, a un massimo del 6%, mentre negli inchiostri è presente anche in proporzione del 30%. Ci sono diverse differenze tra l'henné innocuo e quello che causa allergie. La pasta naturale è verdastra, un odore che sembra naturale e lascia un segno di un marrone profondo. Quella pericolosa è invece nera, ha un odore chimico, si asciuga subito e può bruciare al contatto con la pelle. Venerdì 1 luglio nel campus di medicina Baronissi, il talk show su genetica, epigenetica, telomeri, longevità, promosso dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston, intervista con alcuni dei più grandi studiosi della genetica dell'invecchiamento, le ultime scoperte sui geni della longevità, collegamenti in diretta con il centro NASA di Houston e il team di medici che assistono gli astronauti.